Quasi come un terzo miracolo di San Francesco di Sales, la cappella maggiore del seminario per una volta si è riempita a puntino, per di più ricolma di quelli che un tempo la vivevano quotidianamente, i seminaristi, e che sono giunti numerosi dal seminario di Novara per vivere assieme ai due di Biella che studiano con loro questo momento di festa. Fulcro dell'evento è stata la benedizione da parte del vescovo Roberto di un quadro realizzato dal neodiacono Gabriele Tibaldi, contenente una rosa posta sul capo della Madonna di Europa il giorno dell'incoronazione, a segno di perenne memoria del gesto mariano e dell'anno giubilare della diocesi, come già brillantemente pensato dal venerabile Don Oreste Fontanella, 100 anni or sono. Ecco dunque, innanzitutto ho realizzato questo quadro perché i due seminaristi di Biella, Alessio e Marco, che frequentano comunque il nostro seminario diocesano di Novara, San Gaudenzio, ecco, per commemorare questo evento, lasciare un segno concreto appunto dell'incoronazione della Vergine Maria di Europa, hanno pensato di fare un quadro simile, ma diverso comunque rispetto a quello già esistente del 1920 per l'incoronazione del 2020 e 21. E allora ecco, in questo quadro, secondo un po' anche ecco, l'ispirazione che mi ha dato in particolare Alessio nel realizzarlo, abbiamo voluto inserire ecco, gli stemmi ad esempio della diocesi, del vescovo Monsignor Farinella, il monogramma della Vergine Maria, il tutto come una grande cornice che racchiudesse l'immagine di Maria con il nuovo manto che è stato realizzato per l'occasione e naturalmente come il quadro antico del 1920, questa rosa che era posta a Maria sul capo. Un quadro dunque la cui idea parte dai giovani seminaristi e che diventa spunto di riflessioni per tutti sulla strada che il Signore ci chiama a vivere. La vocazione sacerdotale, ecco, nella mia vita non è stata un fulmine a ciel sereno, ecco, ma è stato un vero e proprio cammino. E tante volte delle persone, ecco, immaginano che la vocazione, ecco, cancelli proprio tutto il nostro passato. Invece, ecco, io sono certo che la vocazione, la chiamata che Dio ci mette davanti, è un vero e proprio portare a perfezione, a compimento quello che siamo. Ecco, io lo metto un po' per sdrammatizzare questo momento, ma prima ho fatto il liceo artistico, l'Accademia delle Belle Arti e dico, tutto quello che ho fatto, ecco, che ho imparato in questi anni, le mie passioni, non le ho buttate via, non le ho lasciate al vento, però anche oggi tornano utili e servono per, in questo caso, rendere maggior gloria alla Vergine Maria.